Ciao a tutti, sono qui dopo un po' di tempo che non faccio un video perché molti mi hanno richiesto una mano per quanto riguarda la modifica dei modelli 3D per poi inserirli all'interno di Epacura e più precisamente come spezzettare un modello già completo, come può essere un'armatura completa o un oggetto che ha bisogno di essere fatto in più parti in tempi diversi, e così vi presento il programma che ho trovato in giro nella rete e che si può trovare tranquillamente, è freeware, si può scaricare, ve lo faccio vedere, si chiama Wings 3D. Fate una ricerca qualsiasi su Google o altro, trovate wings3d.com. Nella sezione download troverete la versione che fa per il vostro sistema operativo e una volta scaricato, in questo caso ti porta porta in un altro sito dove si può scaricare gratuitamente. Mi raccomando, non c'è niente da pagare. Una volta scaricato, adesso non lo sto più a scaricare perché l'ho già installato, lo installate tranquillamente. E iniziamo con il lavoro, la presentazione del programma. Il programma è molto facile. Sono più che altro le basi che purtroppo sono difficili da capire all'inizio, ma una volta imparato un pochettino le meccaniche più importanti, il programma risulta molto semplice e a volte anche banale. L'unica cosa è il tempo che ci vuole per fare il lavoro e la pazienza e il sapere ogni tanto arrangiarsi con piccoli trucchetti. Ecco, allora partiamo subito con aprire un file qualsiasi. Allora, in questo caso il programma è compatibile con moltissimi formati 3D, cosa che in altri non ho trovato. E mi hanno chiesto informazioni anche per quanto riguarda programmi per la creazione di filmati 3D, ma sono completamente diversi. Un 3D editing è fatto per fare questo lavoro qui. Un software per fare le animazioni viene usato per fare altro, a meno che non si comprano quei programmi completi che costano un occhio della testa. Allora, in questo caso qui, questo programma non permette di fare un'apertura di un progetto diverso dal suo, di conseguenza bisogna importarlo. Importarlo da un formato appunto che c'è all'interno della lista, quindi o cercate di compatibili con uno di questi, oppure trovate dei convertitori, in qualche modo dovete riuscire ad avere queste versioni qui. Allora, in questo caso io ho a disposizione un 3DS, che lo vado a prendere nella mia cartella dove ho preparato il file. Non c'è, perfetto. Allora penso proprio di aver fatto l'OBJ. Eccolo qui. Ecco. Dominio completo. Ecco che me l'ha caricato. Il programma, come ripeto, è molto semplice. Questo perché comunque sia non permette di fare creazioni complesse, non ha molti tool a disposizione. Allora, i programmi di 3D comunque sia funzionano all'incirca come Pepacura. Per chi sa usare un pochettino il tipo di visualizzazione dell'oggetto dalla parte 3D è praticamente uguale, ovvero cliccando un tasto si può girare la visuale del modello in modo da poterci lavorare il meglio possibile, oppure si può anche cambiare la tipologia di visione dell'oggetto. E per fare in modo di vedere meglio le definizioni senza avere magari tutti i riferimenti di tipo tecnico. Allora, partiamo subito con diciamo così, il movimento attorno all'oggetto.
E questo programma ha, come tutti, la rotellina che permette di, facendo su e giù, di zoomare e diminuire lo zoom, allontanarsi, oppure una cosa molto importante, cosa che io all'inizio ho avuto un po' di difficoltà a starci dietro, è il tipo di, per girare attorno proprio all'oggetto, come uno guarderebbe una mela, ovvero cliccando una volta la rotellina del mouse si entra, quindi premendola una volta sola, non tenendola premuta. Molti programmi funzionano così tenendola premuta. Si entra nella funzionalità del giro. Ecco qui. Facendo così io posso girare attorno a tutto il mio modello. Una cosa che è molto importante, soprattutto quando devo andare a prendere dei pezzettini che sono nascosti. Ok, un altro modo è per uscire da questa visualizzazione si riclicca si clicca un sinistro per dare l'ok dalla visuale. Facendo così, torna con la visualizzazione a cursore. Allora, in questo caso, il programma, come dicevo, è molto semplice, permette di vedere con le viste qua su in alto le varie tipologie per vedere i vari oggetti o per prendere interi o no. In questo caso, questo modello che ho trovato su internet è fatto in un certo modo che in certi programmi di 3D editing danno parecchi problemi. Questo perché magari l'oggetto, come vedete qui, quello verde che sto cliccando, magari faccio anche una sorta di... Come vedete qua, dicevo, per muoversi così nei lati io uso le freccette e i cursori, il cursore qua giù in fondo, quello vicino all'invio, al control di destra. Allora, come vedete qua, questo oggetto e questo sono due pezzi completamente diversi. E una cosa ancora più brutta, appunto, è che il pezzo di sinistra è collegato al pezzo di destra. Di conseguenza avrete moltissimi problemi quando dovrete andare a cancellarlo. Questo è un programma semplice, ripeto, e questo dà dei problemi. Invece un programma proprio al 100% per il 3D editing, riuscite anche a dire semplicemente prendo questa zona qui e questa zona la cancello senza toccare l'altra. Allora, in questo caso, questo qui che è molto facile con il tipo di visualizzazione a blocchi, ovvero a settori, qui vede praticamente che l'oggetto è collegato e di conseguenza li prende tutti insieme. Se invece io vado con una visualizzazione al singolo, posso selezionare col sinistro tutte le varie zone che voglio magari cancellare. O nel caso selezionare per poi esportare. Per togliere la selezione, ma quando voi spacciugate, per toglierle premete direttamente il tasto spaziatrice, la barra spaziatrice della tastiera, annulla la selezione completamente. Allora, in questo caso, per far veloce, vi faccio vedere come procederei in questo progetto. Dato che per sviluppare un'armatura come questa servirebbero pezzi separati per non fare troppa confusione, e appunto iniziamo a eliminare quello che non serve, il nostro povero Pegasus che non stiamo a ricostruire lui. Quindi le braccia sicuramente non serviranno, quindi selezionerò con il sinistro e andrò a eliminarlo. Allora, io qui non mi ricordo se c'è anche il tasto F-Delete, ok, se no comunque sia potete utilizzare il tasto canc sempre della tastiera, molto più veloce senza andare a cliccare e diventare matti, quindi tac tac, ecco qua io ho cancellato. Stessa cosa per il volto, la bocca, i denti, i capelli ed ecco che abbiamo quasi finito, che mi mancano i pantaloni. Voilà, ecco, in questo caso io ho fatto il taglio completo del nostro modello. Ora, questo è il problema che dicevo prima appunto del
Come faccio a cancellare soltanto un pezzo? A volte, se avete un pezzo come questo qui, che è diciamo così, collegato a un altro, una volta che io vado a selezionare, seleziono anche i suoi, diciamo così, collegamenti. Se, mi raccomando, ricordate, barra spaziatrice per annullare, quando sbagliate a fare la selezione. Voilà, e si ritorna a zero. Per selezionare anche una zona, la seleziona, come in questo caso. Se avete visto, io con la visualizzazione diversa sono riuscito a selezionare soltanto un braccio. Però se lo vado a cancellare, ahimè, mi rimane, diciamo così, una parte del modello che non deve essere né sviluppato e di solito neanche visto. Diciamo che in un'animazione 3D ci sono dei punti dove la marionetta viene collegata come a un filo e come viene fatto proprio dal marionettista, solo che nel computer questi punti servono per dare il movimento, ovvero il braccio è collegato a quel pezzo, quando sposto il braccio gli va dietro tutto il pezzo seguendo poi dopo il vario scheletro che viene strutturato. Quindi facendo così, ahimè, non andate a cancellare tutto, quindi quando voi andate a prendere ancora il nostro modello, così, oh, scusate, annullo. Così lui andrà a prendere ancora tutti i vari pezzi che non c'entrano niente. Quindi, come si fa? In questo caso, con questo programma che si è fatto male, però comunque sia da una curiosa mano, si va sempre nella selezione quella un po' più al dettaglio, si seleziona soltanto l'oggetto desiderato. E poi si va a fare un bellissimo file export selected, ovvero esporta soltanto l'oggetto selezionato. È importantissimo. Questo perché non mi fa esportare anche le cose grigie, come si vede nel monitor, ma mi fa esportare soltanto le cose selezionate in rosso. E così noi avremo già, per dire, il braccio sinistro, del modello. Mi raccomando, ricordate che non dovete impazzire a fare pezzo destro, pezzo sinistro, orecchio destro, orecchio sinistro, spalla, spalla, perché tanto alla fine il pepacura, se vi ricordate, per chi ha visto il video, ha la modalità per fare un flip, ovvero un invertire da destra a sinistra il modello, così da poter stampare in un attimo sia il destro che il sinistro. Ovviamente ci sarà sempre il lavoro dietro manuale, per quanto riguarda il cambio dei pezzettini del foglio, ricordatevelo, non girate e basta, Ok, allora andiamo avanti. In questo caso il nostro modello sarebbe appunto difficile da esportare, in quanto il nostro, ad esempio, petto, come questo pezzo qui, si riuscirebbe a spostare tranquillamente, ma non altrettanto le spalle. Se noi andremo a spostare le spalle in questo programma, avremo un grosso problema appunto di prenderle tutte e due. Ora, si può cercare di andare a togliere la selezione andando a, diciamo così, con la visualizzazione nel modo giusto, andando a togliere la selezione sbagliata. E qui mi prendete in fallo anche a me. Allora, vediamo un po'. Per togliere questo oggetto, o andate singolarmente, che magari conviene, perché se premete sempre con il sinistro, mi raccomando, andate a togliere la selezione. Anche tenendo premuto, adesso sto tenendo premuto il sinistro per una selezione veloce, eh. Quindi facendo così andiamo a togliere i pezzi. Non andate di fretta perché sotto a questo oggetto non potete mai sapere che cosa state selezionando. Perché molti programmi poi soprattutto riescono a penetrare, a fare il quadratino come farebbero molti, e non sarebbe la soluzione giusta. Perché il quadratino vuol dire tutto quello che vedo, ma anche in profondità. Quindi andiamo a togliere in modo un po' precisino. Mi raccomando il precisino perché
Poi dopo avrete tutti i pezzettini in più e per la scala o per fare dimensioni avrete dei grossi problemi. Ecco qua. Non vi fidate mai di una sola visuale, mi raccomando, eh. Quindi togliamo questo. Ho quasi finito, eh. Allora, girando la visuale andiamo a vedere che ci sono ancora tutti questi pezzettini. Ricordate la freccette per girare su e giù, per non avere grossi problemi sempre, eh. Ecco qua. Sinistro. Teniamo premuto per togliere la selezione. Questo, ad esempio, è un programma gratuito, ma ha una potenza incredibile per fare questi lavoretti qua. Perché in questo momento io posso andare anche a casaccio, che lui non mi dà nessun tipo di problema, per fortuna. Ci sono quelli che uno come clic ha fatto il danno, eh. Allora, andiamo qua. Indietro. Via. Togliamo questo qui. Vi lascio anche un pochettino la velocità di lavoro perché vi faccio capire un pochettino a cosa andate incontro. Ho visto delle persone che mi sono arrivate con dei progetti e un po' troppo grossini da andare a ritoccare. Adesso io non so la gente un pochettino anche il tempo che ha a disposizione. Io ad esempio ne ho veramente poco avendo due lavori. Quindi a mettermi a fare questa roba qua non ci penso neanche per sogno. Allora, ecco qua. E questo è semplicemente per tagliare, eh? Questo programma qui va benissimo per quello. Se dovete creare, ragazzi, non badate più che altro a spese, prendete i programmi giusti. Perché chi deve lavorare deve o sviluppare, devono sempre lavorare. Oddio, ecco, vedete, qua ha fatto il danno. Il danno cosa vuol dire? Che ho preso un pezzo qua sotto e ho preso un pezzo anche del busto. Quindi tornare indietro, fare piccoli passi, magari spostare molto frequentemente la visuale, eh. Wow, non l'avevo cancellato tutto. Qui si vede a volte veramente è un attimo, eh. Poi ovviamente sarebbe ogni volta da esportare l'oggetto e poi andare a controllare su PepaCura se ci sono dei pezzi che non c'entrano niente, perché poi quelli sarebbero da togliere. Ecco qua. Allora, tac. Penso di aver finito, invece no, perché ho visto una cosa rossa prima qui. Poi con un po' la mano si diventa molto più veloci, eh? A parte che scemi, perché un po' la testa va per i cavoli suoi. E voilà, e io ho preso soltanto il pezzo che mi interessava. Ora, io perché ci penso, sotto in questo punto dove vedete che è grigio, questo pezzettino qui, sotto alla spalla, potrebbe anche essere inutile perché tanto quando sviluppate la spalla sicuramente vi basterà il pezzo sopra, dipende con che materiale poi lo utilizzate, ma di sicuro non dovete farlo pieno perché ne avete bisogno, roba del genere, quindi va benissimo così. Poi dopo ci penserete voi a riempirla con qualcosa. Allora, fatto questo, do la selezione, qui è tutto a posto, l'oggetto è selezionato nel modo corretto e io cosa faccio? File. Esporta selezione, export selected, scusate, e poi si va in un formato che il nostro PepaCura riesce a mangiare. In questo caso il OBJ è perfetto. Spalla. Nominate sempre gli oggetti e ripeto, sarebbe bello lasciare così come abbiamo fatto la nostra selezione, andare ad aprire il nostro PepaCura. E dal di qui andare a prendere con l'open,
Ecco qua la nostra spalla. In questo caso, la nostra spalla, per fortuna, adesso qui dicono flip, sicuro lì è il front, perché tanto la posizione in cui lasciate il modello all'interno del Wings 3D è quella che di solito viene salvata come base, fronte, interno, esterno. Quindi non dovreste avere problemi, ma per fortuna il nostro MappaCura ci dà sempre una mano. Qual è il front, qual è il sotto, qual è la vista frontale, se lo devo rovesciare interno, esterno. E poi ovviamente vi chiederà anche l'inverter, vi faccio vedere comunque che una ripassata non fa male a nessuno. Ecco, in questo caso noi abbiamo già la possibilità di fare lato destro, lato sinistro e siamo a posto. In questo caso dico non invertire, ecco qua. Adesso dal di qua andiamo a vedere qual è il nostro progetto, se va tutto bene. In questo caso, come vi dicevo, il pezzo sotto la spalla non serve a niente, perché qui non va bene così, anche se è vuoto all'interno non ce ne può fregare di meno, almeno dipende dalle persone come vogliono svilupparlo. Ma voglio vedere io poi le persone andare a incollare, chiudere tutto all'interno e lasciare un oggetto di carta vuoto all'interno. Soprattutto non durerà neanche tanto. Quindi troverete un modo per riempire con qualcosa o anche semplicemente vuoto. Una volta che ci mettete la fibra di vetro dovrebbe essere molto più resistente. Ecco qui. Il nostro progetto è buono. Mi ha fatto vedere solo sto pezzo. Se avevo dimenticato un pezzettino dell'altra spalla, il progetto mi sarebbe venuto molto più largo e qui avrei avuto l'altro pezzettino, diciamo così, a rompere le scatole. Sì, neanche da stare a impazzire, perché una volta che lo andiamo poi magari a fare l'unfold, in automatico quel pezzettino lo schiacciamo via fuori dal foglio e non lo stiamo neanche a stampare. Ecco qui, poi una volta che appunto siamo sicuri che va tutto bene, è tutto bello pulito e siamo tranquilli, potete chiudere e continuare con un altro pezzo. In questo caso spazio, mi raccomando ricordate lo spazio per deselezionare, perché questo programma altrimenti è molto più difficile. Quindi andiamo a selezionare magari soltanto, ecco cos'è, occhio che se riuscite a guardare qui ho quasi preso anche il gonnellino, quindi ripeto la selezione e voilà, ho preso solo la gamba. Qui molto facile. In questi casi dove abbiamo il nostro modello posizionato in questo modo, ricordatevi sempre che sarebbe meglio, come li avete trovati, lasciarli. Questo perché poi dovrete trovare un oggetto, una parte di riferimento per la scala. In questo caso a noi aiuta molto l'elmo. L'elmo è quello che ci dà la possibilità di dare una scala a tutta l'armatura. Poi dopo uno può anche controllare un pochettino com'è che viene fuori. Però in questo caso l'elmo che è posizionato mettendolo sulle varie assi, mettendolo bello dritto, si può vedere che l'elmo è l'unico pezzo che è, diciamo così, posizionato bene. Quindi esportando tutti i pezzi, troviamo che la scala giusta di questo oggetto è un 10, un 15, adesso sto sparando dei numeri, eh. Ovviamente andranno tutti i pezzi con quella stessa scala e noi saremo a posto. Anche questi, maggior parte della gente mi fa un errore che nel 3D purtroppo frega tutti. Se io l'oggetto lo salvo così, in diagonale, la sua altezza sarà basata dal punto più alto al punto più basso, ma vista con queste assi. Ovviamente la gamba, se io la vado a raddrizzare e metterla così, prenderà più spazio, quindi sarà più alta. Quindi attenzione, non fate errori di questo tipo, perché magari uno dice sì, l'ho fatta, dovrebbe essere quella. Magari mettete, non so, ho una gamba che è 90 centimetri, dovrebbe essere 90 centimetri per arrivare poco sopra al ginocchio o altro, comunque sia, fate il vostro calcolo, vi potete fare anche la misura sulle vostre gambe e poi magari cosa succede? Ecco che l'andate a sviluppare perché avete messo un 90 da qui a qui, ma quando sta in piedi questo pezzo potrebbe essere anche più alto. Quindi attenzione, mettete al massimo
ci sono anche dei modi, una volta esportato, di importare soltanto quell'oggetto e grazie sempre a questo programma si può cercare di muovere l'oggetto. Con il destro sull'oggetto selezionato, il Move o Rotate, potete fare quello che volete. Il Move permette di muovere free, nel caso dove vi pare, intorno alle assi, o anche semplicemente sull'asse X, quindi vi sposterà l'oggetto usando il mouse, sempre lineare, basato su quell'asse, oppure il Rotate vi permette sempre di roteare in base a un asse, in questo caso sbagliato, non era quella ma era un'altra asse, vediamo un attimo, rotate, avevo fatto X mi sa, ecco qui, no, anche questo sbagliato, patacca, e per fortuna me lo dico da solo, nell'asse Z, ecco qua, io facendo così posso mettere dritta la gamba. Ovviamente, ripeto, non fatela con tutte e due. Usate l'oggetto che avete esportato prima, diventa molto più facile, anche perché prima lo raddrizzate stando attenti all'asse della, diciamo così, quella orizzontale. Una volta posizionato, lo andate a spostare tenendo la visuale della X, oh, che asse è questa qua? Della, sì, della X, che è quella rossa. Quindi mettiamo bene tutto dritto, all'incirca così, non so se sto proprio sbaglio. Qua. Quando andiamo a prendere l'oggetto, gli dico muovi nell'asse Y perché quello è l'altezza e lo andiamo a spostare. Ecco qua che io facendo così sono sicuro che se gli do al pepacura l'altezza della gamba deve essere 90, qui è 90, non abbiamo nessun problema. E con questo è tutto. E ci vediamo alla prossima e spero di fare più video perché nell'ultimo tempo ho avuto dei grossi problemi. Grazie comunque sia a tutti per aver sempre seguito tutte le mie varie miei vari aggiornamenti. E adesso che ho un lavoro in meno dovrei riuscire a fare più video e riuscire anche magari a fare qualche video sugli sviluppi, che sono le cose che mi piace anche sbatterci di più la testa, perché nel computer sono molto più bravo, ma devo dire la verità, poi dopo nello sviluppo a mano dell'oggetto e divento un po' troppo precisino e se una cosa non viene fatta bene poi magari ci rimango male, di conseguenza cerco prima di studiare molto i materiali e magari anche le attrezzature di lavoro. Ormai mi sono comprato mezzo mondo, mi manca soltanto un martello di Thor vero per distruggere tutto e sono a posto. E grazie ancora a tutti e alla prossima!